Ciao, ciao a tutti. Dunque, oggi parliamo di chiacchierino, come negli ultimi due video, però oggi volevo parlare di come iniziare. Vabbè, naturalmente la prima cosa che bisogna acquistare sono gli aghi. Io avevo acquistato questi, che sono quattro aghi. L'extra fino, il fino, il medium e il large, almeno qua c'erano questi quattro aghi. Li avevo acquistati dal sito di Spazio Ricamo. Mi sa che avevo speso intorno ai 15 euro. Gli aghi sono contenuti dentro questa custodia in plastica. Ora ve li faccio vedere. Allora, qui c'è quello più grosso, che è questo qui, che vediamo qua, perché io non mi ricordo i numeri, è il numero 3. Ed è questo, che non ho mai usato, quindi alla fine, vabbè, però, comunque era nella confezione e basta, me lo tengo. Potrebbe anche servirmi magari per fare qualche portachiavi, ma non ne ho mai fatto. Poi c'è il medio, che è questo, che ho usato all'inizio, che stavo imparando e che useremo anche oggi perché magari si vedono meglio i nodi. E poi comunque è meglio iniziare con, secondo me è meglio iniziare almeno con questo. Io vabbè, ho iniziato con questo, molte ragazze hanno iniziato con questo, anche con questo più grosso, quindi vedete voi insomma. Poi c'è questo qui, che è il fine, e che è quello che io uso abitualmente, infatti se notate è anche un po' storto. Questo io, cioè io uso sempre questo alla fine, che sarebbe il numero 7. E poi c'è questo qui, l'extra fine, numero 8, che boh, mi sa che non ho mai utilizzato nemmeno questo. Quindi vabbè. Comunque vi consiglio di prendere almeno due misure, perché almeno la media, la misura media e la misura fine. Secondo me sono, boh, almeno io sono quelli che ho usato, vabbè, che ho usato, oddio. Questo è il medio, l'ho usato solo all'inizio che stavo imparando a fare i nudi, dopodiché non l'ho più usato. Uso sempre questo. Come filati con questo, con il numero 7, quindi con il fine, uso i numeri. Vabbè, uso anche come filati, uso sempre il numero 16 normalmente. Qualche volta uso il numero 12, ad esempio per realizzare il bracciale ho usato il numero 12, però normalmente uso il numero 16, che poi è questo, che è già inserito, sto realizzando un altro lavoro ed è questo. Non si vede, ecco. E basta. E poi vabbè, qua dentro il foglio mi sa che c'è qualche spiegazione. Vediamo, ora non mi ricordo perché ce l'ho quasi un anno. Sì, ci sono un po' di spiegazioni, insomma, di come iniziare. E anche questo, boh, io non le ho neanche controllate perché ho guardato i tutorial di 24 ATP, mi sa. Le cose dell'Anto, comunque ci sono varie ragazze che fanno tutorial, quindi non ho neanche guardato per quello. E va bene, poi naturalmente cosa ci serve? Un uncinetto, perché quando dobbiamo agganciare i pippiolini o cose del genere, quello serve sempre. Poi le forbici naturalmente per tagliare il filo, perle, perline, bicono, tutte queste cose naturalmente, poi dipende dal vostro gusto. E poi un segreto che io ho imparato guardando i tutorial delle cose dell'Anto. Questo a che cosa serve? E soprattutto che cosa è? Allora, questo avete presente le linguette delle bustine da freezer, che vi danno quelle linguette rivestite di bianco oppure di azzurro, dipende dalla marca. Ecco, è uno di quelli. Praticamente bisogna togliere l'involucro in plastica, rimane questo filo metallico fine fine e lo dividete a metà. Questo serve per inserire perline,
soprattutto per, cioè serve per quello, per inserire le perline. Poi magari vedremo, oppure più che farvelo vedere io, guardate, lo guardate e magari vi metto il link sotto del video delle cose dell'Anto, che lei è bravissima. Io questa cosa l'ho imparata da lei e la uso tantissimo, perché a volte, ad esempio, in questi orecchini ho utilizzato come perline le 15-0 perché era un colore che secondo me ci stava bene. Infatti, non so se lo notate, ma sono davvero. Ecco, lo metto a fuoco. Sono davvero piccoline. Per inserirle, naturalmente, se io andavo a inserirle con il lago, che ho utilizzato il fine, il numero, quindi il numero 7, come abbiamo già detto, naturalmente. Non ci passavano perché comunque la cruna è leggermente, ma proprio leggermente più spessa, è una cosa impercettibile. E quindi le perline magari potevano anche entrare nel lago, anche se mi sa che proprio non ci entrano e non sarebbero, perché ad esempio anche le 11.0 a volte, le Rocaille 11.0, che io anche queste ad esempio uso, e a volte non sono tutte che ci passano nella cruna. Nel lago entrano, ma a volte dalla cruna non passano. Quindi, per inserire, cosa faccio? Ho usato questo, ho infilato il filo così. Oh, scusate, non vi facevo vedere. Naturalmente non questo grosso, ma il filo numero 16. Ho infilato il filo così e poi ho infilato le perline. E sono entrate tutte, perché tanto comunque non devono ripassare nel lago, ma servono solo per fare dei pipiolini, perciò andavano benissimo. Va bene, allora adesso io, per farvi vedere un attimo i nodini, queste cose, utilizzo questo ago che è il numero 5, il numero medio. Ok, adesso infilo il filo nel ago. Scusate se non vi faccio vedere niente, ma altrimenti non vedo io. Ecco qua. Quindi una volta che avete infilato il filo, cosa dovete fare? Questa parte la dovete tirare e tirare quanto dite voi. Dipende dal lavoro che dovete fare. Adesso, ad esempio, io la tiro un pochino, solo un pochino, perché tanto non è che dobbiamo, vi voglio far vedere, insomma, giusto qualche punto e basta. Perciò, ecco, lo tiriamo un pochino. Poi vabbè, dipende dai lavori che si fanno. Cioè, io vado a occhio, sinceramente, non è che mi sono mai misurata il filo. Poi vabbè, l'importante, insomma, seppure ne avanza un bel pezzo, vabbè, non fa niente, lo potete usare sempre per fare, per cucire, insomma, per qualcos'altro. Però se ne tirate poco, cioè diventa anche un problema. Vabbè, si può sempre aggiungere, però è meglio non aggiungere, perché così il lavoro viene più pulito. Va bene, quindi il chiacchierino è formato da dei nodi e ci sono due tipi di nodi da imparare: il mezzo nodo A e il mezzo nodo B, che formano un nodo completo, diciamo. Questa è la sostanza. Ok, quindi per fare il mezzo nodo A prendiamo il filo così, così, vedete? Questo, e che filo dobbiamo prendere però? Non ve l'ho detto. Allora, questo che abbiamo infilato e che ha il capo qua, lo lasciamo alla destra e lavoriamo sempre con il filo che sta attaccato al gomitolo, che sta alla nostra sinistra. Quindi, per fare il mezzo nodo A, prendiamo il filo così, vedete, e infiliamo e tiriamo. Vediamo un po'. Se mette a fuoco, uffa, sentite dei rumori, arrivano da su. Uffa, non riesco a farvi vedere. Perché non mette a fuoco? Ma che noia, mi sto innervosendo. Vediamo così. Ecco qua, finalmente. Questo è il mezzo nodo A, che praticamente non è niente, perché non. Per
Adesso, anzi, facciamo una cosa, ve lo faccio rivedere. Quindi, prendiamo il filo, giriamo il dito così, infiliamo nel lago e tiriamo, ok? Spero di aver spiegato bene. Per fare invece il mezzo nodo B, prendiamo da sotto, così, e infiliamo, aspettate, ecco, infiliamo nel lago. Allora, così, infiliamo e tiriamo. Questo sarebbe il nodo completo. Eccolo qui. Ma non lo so se si vede, se capite qualcosa. Quindi questo è un mezzo nodo A e un mezzo nodo B, che forma il nodo completo in pratica. Quindi rifacciamo: mezzo nodo A, prendiamo così, infiliamo il lago e tiriamo. Mezzo nodo B invece prendiamo da sotto il filo, così, infiliamo il lago e tiriamo. Ecco qui. Vedete? Questi in pratica vengono contati come semplicemente due nodi. Quindi, quando noi facciamo, quando noi stiamo lavorando al chiacchierino, che ne so, vediamo in uno schema 5 nodi, per formare 5 nodi dobbiamo fare un mezzo nodo A, così, e un mezzo nodo B, così. A questo punto, per dire, facciamo un esempio, abbiamo tre nodi formati da praticamente un mezzo nodo A, mezzo nodo B per tre. Perciò in pratica abbiamo fatto sei passaggi per formare però tre nodi. Spero di essere stata chiara. Ora magari ne facciamo degli altri. Non lo so, purtroppo non si vede tanto bene. Quindi un mezzo nodo A, un mezzo nodo B. Quindi per fare il nodo A facciamo così, per fare il B facciamo così. Poi vi viene, una volta che imparate, vi viene una cosa automatica e velocissima veramente. Quindi A e B. Ok, ora vediamo un attimo quanti nodini abbiamo fatto. Ecco, quindi a questo punto abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodini. Riuscite a vedere? Quindi questo è 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, adesso io vi do giusto un'infarinatura, diciamo, perché poi vi metto alcuni tutorial di altre ragazze che magari l'hanno spiegato decisamente meglio di me. Dopodiché, cosa dobbiamo imparare? Un'altra cosa fondamentale che per il chiacchierino è il pipiolino. Il pipiolino che cos'è? Allora, vediamolo un attimo in un altro lavoro. Vabbè, io ve lo faccio vedere in questo orecchino qua, ma i pipiolini sono tutti questi dove ci sono inserite le perline. Però in molti lavori magari si può fare anche senza perline. E ora vi faccio vedere appunto senza perline come si fa. Semplicemente, che cosa è? È un mezzo nodo A che però noi non stringiamo fino alla fino a qua giù, attaccato all'altro nodo, lo lasciamo così, ad esempio, così largo. Quindi facciamo il mezzo nodo A, poi il mezzo nodo B, lo abbassiamo, e questo sarebbe il pipiolino.
Eccolo qui. Vedete? E questo può essere sia decorativo che utile al lavoro perché magari ci dobbiamo agganciare di nuovo, cioè con il lavoro ci dobbiamo agganciare di nuovo al pipiolino oppure possiamo inserire delle perline. Poi, vabbè, come vi ho già detto, vi lascio dei tutorial dove lo spiegano un po' meglio. Alcune ragazze che magari ne capiscono qualcosa in più di me, però vabbè, queste sono naturalmente le basi che si devono imparare. Quindi adesso continuiamo a fare i nodi. Qui abbiamo fatto 6 nodi, quindi ne facciamo altrettanti qua. Allora, qua ne abbiamo fatto già uno che comprende anche il pipiolino, vedete? Praticamente invece cioè, di fare quando facciamo il mezzo nodo A, invece di avvicinarlo all'altro nodo a fianco come abbiamo fatto con gli altri, lo lasciamo largo. E viene fuori quindi questo lavoretto qua, che è un pipiolino. Ok, quindi facciamo altri A e B. A e B. A e B. A e B, scusate, non vi facevo vedere. A e B. Ora dovrei aver fatto 6 nodi. 3, 4, 5, 6. Ok, adesso con questi nodi cosa facciamo? Voglio formare un cerchietto, quindi che cosa faccio? Qui rimane questo filo qua, no? Che avevamo inserito prima. Cosa facciamo? Lo tiriamo verso questa parte. Aspettate, ecco. Scusate, ma si stanno un po' annodando. Perché fa così? Vabbè. Quindi lo tiriamo da questa parte, lasciando qui una parte molto più corta dell'altra. Poi facciamo scivolare i nodi. Li facciamo scivolare nel filo. Ecco qua. Aspettate. Se non vi faccio. Ecco, avete visto? Li ho fatti scivolare nel filo qua. Quindi tiriamo il filo piano. Non tirate velocemente. Vi rimane questa specie di asolina, no? Adesso che cosa facciamo? Noi ci inseriamo con l'ago nell'asolina qua, vedete? Ecco, e poi finiamo di tirare il filo. Facendo così, formiamo un cerchietto. Vedete? Abbiamo formato un bel cerchietto. Adesso per bloccare il lavoro voi tirate sempre il filo del gomitolo, deve essere sempre alla vostra sinistra, invece l'ago alla vostra destra, almeno per me, cioè io non sono mancina, quindi si lavora così, poi per chi è mancino farà boh al contrario, credo, non so. E quindi è così. Per fermare il lavoro cosa facciamo? Infiliamo l'ago da sotto. Nell'altro filo, nella parte sinistra del filo, quindi quello del gomitolo, tiriamo e facciamo un nodino. Ecco qui, così. E così abbiamo fermato il lavoro. Ok, quindi questo è un cerchietto che naturalmente può essere formato da vari nodini. Cioè, non è che devono essere per forza 6, naturalmente dipende da quanti nodini volete fare, quanto lo volete fare grande, da vari pipiolini, naturalmente. E basta, non c'è altro da dire. Ora, invece, quando abbiamo già fatto un cerchietto, dobbiamo continuare il lavoro. Che facciamo? Mettiamo l'ago vicino al lavoro e riniziamo facendo un nodo A. E nodo B, così possiamo bloccare e scendere un po' più giù. Quindi continuiamo. Ora vi faccio vedere come fare un archetto.
continuiamo sempre a fare un nodo A e un nodo B, un nodo A e un nodo B, ma che palle, non si vede niente, è uno schifo. Nodo A, nodo B, nodo A, nodo B. Ora, per dire, possiamo fare un pipiolino, così lo rivediamo. Beh, mette a fuoco. Vedete? Abbiamo fatto 5 nodi. Ora un pipiolino, partiamo facendo il nodo A. Mamma mia, oggi proprio. Nodo A. Invece di arrivare a fianco all'altro nodino, lasciamo così, teniamo col dito e facciamo il nodo B. Ecco il pipiolino. Eccolo qui. Adesso continuiamo a fare altri nodini. Facciamo altri nodo A, nodo B, nodo A, nodo B, ancora. Ecco qui. Vediamo quanti ne abbiamo fatto. Sì, si mette a fuoco questo schifo di telefono. Ok. E ne abbiamo fatto altri 5. Adesso vogliamo formare un archetto. Cosa facciamo? A questo punto tiriamo, facciamo scivolare i nodi giù. Tiriamo. Tiriamo. Per formare un archetto invece che infilarci come abbiamo fatto prima, che ci siamo infilati qua, non ci infiliamo da nessuna parte, tiriamo il filo. E si forma un archetto, vedete? Ecco qui. Adesso giriamo, abbiamo tirato, l'archetto si è formato così. Normalmente si gira il lavoro così. Quindi si rinfila l'ago nel filo che rimane alla nostra sinistra, tiriamo e facciamo un nodino. Tiriamo bene e così blocchiamo il filo. Ok? E poi vabbè, adesso io questo non è un lavoro, è una porcheria, insomma, non è niente, era giusto per farvi vedere come si fa il cerchietto, il pipiolino e l'archetto. Spero di essere stata chiara, cioè mi voglio fermare qui, comunque vi metto giù alcuni tutorial di altre ragazze che magari l'hanno spiegato meglio, che ne so. Cioè io volevo giusto farvi vedere un attimo, non lo so, magari cioè, riuscite anche a capire così. Nel prossimo video vi voglio fare un tutorial di un orecchino. Aspettate un attimo che ve lo faccio vedere, che è molto semplice, l'ho creato io. Ecco qui l'orecchino, è questo qui. È semplicissimo ed è formato da soli cerchietti. Però vabbè, ve lo voglio fare così, magari, visto che è abbastanza semplice, e poi c'è solo una perlina al centro che ho inserito, e così magari riuscite, insomma, a fare qualcosa di più. Adesso vediamo, magari, però, boh, adesso mi viene un dubbio, perché magari è meglio farvi vedere anche un altro tutorial con degli archetti. Boh, vediamo, magari possiamo iniziare con questo, poi ne facciamo un altro con degli archetti e vediamo, dai. Spero di esservi stata utile e ci sentiamo, non ci vediamo, ma ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!